Ciao a tutti e benvenuti al nostro secondo workshop online con il tema oggi del Home Detox, ovvero come separarci dalle cose che ci ingombrano un po' la casa e anche un po' la nostra vita. Prima di tutto io mi chiamo Nicole, sono interior designer per IKEA e sono qui con i nostri ospiti di Clarity e sono felicissima di trascorrere i prossimi 40 minuti assieme a voi in questo nostro piccolo studio. Prima di tutto loro vengono dalla Svizzera francese, quindi loro faranno questo workshop in francese. Io proverò a tradurre e perdonatemi che ho un po' di appunti che mi aiutano nella traduzione. Claro. Un'altra cosa, se avete domande scrivetelo nella chat e noi proveremo durante il workshop oppure anche alla fine del workshop a rispondere a tutte le vostre domande. Quindi direi che il tema di oggi è perfetto per la stagione perché appunto si tratta di un home detox, la disintossicazione della nostra casa. E proprio adesso in primavera abbiamo voglia di ripulire non solo le finestre, ma proprio ripulire un po' tutte le cose che abbiamo a casa in modo che possiamo poi iniziare la primavera con una casa pulita, ma anche più ordinata e fresca. Quindi sono troppo curiosa e felice di avere con noi oggi Clarity che ci spiegheranno come procedere. Benvenuti. Benvenuti, grazie mille Nicole, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Notre métier est experte en désencombrement. Notre mission est d'apporter de la clarté dans vos intérieurs. Allora, forse ho tralasciato a presentarvi i nomi, non forse ho solo detto Clarity. E quindi questo è Liette, questo è Marie, scusate. Continuo subito con la traduzione. Allora, loro sono esperti dello smistamento e lo sgombro delle case, delle cose che riempiono le nostre case. E la loro missione è fare chiarezza su questo argomento. Exactement. Depuis 2016, on accompagne des hommes et des femmes dans leur projet de transformation, de désencombrement de leur intérieur. E quindi sì, dal 2016 loro accompagnano donne e uomini proprio nel loro progetto di, diciamo, di fare una pulizia profonda, di riordinare le cose dentro le loro case. Sì. On est également consultante KonMari. KonMari, c'est la méthode de rangement de la japonaise Marie Kondo, qui est aussi l'auteur du livre La magie du rangement. Esatto, quindi loro sono anche consulenti KonMari. KonMari è un metodo di riordino inventato dalla giapponese Marie Kondo, che lei è anche l'autrice di questo bestseller che si chiama Magic Cleaning. E l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui est de vous aider à vous libérer de ce qui vous encombre à travers une présentation de la méthode. Et en fait, se désencombrer, ça revient à prendre soin de soi. E quindi lo scopo proprio di questo workshop è di introdurvi in questo metodo di pulizia e di aiutarvi a liberarvi di tutto ciò che in qualche modo vi appesantisce. Esatto. Sì. Dunque, iniziamo subito a farci qualche domanda. Allora, avete mai passato diversi minuti o decine di minuti a cercare una cosa, una forbice, convinti che fosse in un certo posto? Oppure siete mai andati, per esempio, all'IKEA a comprare un pacco di tovaglioli e poi siete tornati a casa e vi siete accorti di averne già 5? Sì. E un'altra cosa, siete mai stati davanti all'armadio e lo aprite e dite, ma no, io non c'ho niente da mettere? E quindi on sait que c'est pas vrai. Ma è quasi sempre così. Non è vero. Non è vero. Il fatto è che siamo sempre lì disperati, non abbiamo niente da mettere. Sì. Però effettivamente non è vero. Sì, sì, sì.
È una brutta sensazione non sì. avere il controllo sulle cose che possediamo, sì. Perché effettivamente non preferite avere il controllo, mm-hmm. sapere esattamente cosa possedete, sì. La quantità, quindi sarebbe molto meglio, mm-hmm. sì, piuttosto di avere un disordine così. Sì. Sì. Mm-hmm. Une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'est exactement le désencombrement? Alors pour nous, chez Clarity, le désencombrement, ça peut être absolument tout. Ça peut être ces choses qui vous empêchent de paisiblement fermer un tiroir parce que ça coince. Ça peut être ces jouets d'enfants qui envahissent votre salon. Ou ça peut être ces piles de papiers d'administration qui vous angoissent, etc. etc. Quindi, effettivamente, cos'è questo disordine? Il disordine può essere qualsiasi cosa. Sì. Può essere un cassettone che non si riesce più a chiudere perché è talmente pieno. Oppure può essere... che ne so, i giocattoli che invadono il vostro soggiorno, oppure la pila di cartacce che si accumulano, che in qualche senso ci danno anche una sensazione di inquietudine, non sì. è bello. Sì, absolument. Chez Clarity, on dit que l'encombrement, c'est tout ce qu'il y a entre vous e la vie che vous désirez mener. Ah, quindi loro dicono che questo disordine, il disordine è tutto quello che si mette tra voi o noi e la nostra vita che vorremmo avere. Sì. Est-ce que tu te sens encombrée toi, Nicole? Mi sa che un po' di disordine ce l'ho anche. Mais on aimerait vous rassurer. Notre objectif, on n'est pas là pour vous faire jeter toutes vos affaires et vivre uniquement avec deux t-shirts, trois livres et une fourchette. Bien que ce soit honorable, ce n'est pas notre objectif. Non, infatti, allora, il loro obiettivo non è convincerci adesso di vivere, di eliminare tutto e di vivere con una forchetta, due libri e una maglietta. Quindi non è questo l'obiettivo di questo workshop. Et est-ce que vous avez déjà sûrement entendu l'expression meno è meglio? Et chez Clarity, on comprend tout à fait cette expression-là, mm-hmm. mais en fait, on la modifie un peu et on remplace le moins par juste. Mm-hmm. Donc plutôt on dit ce qui est juste, giusto pour vous est mieux. Meglio, sì. Allora, non, c'è questo detto, no, che dice less is more, oppure meno è meglio. E loro, vabbè, capiscono anche questa espressione, però per Clarity questo meno non è sempre il meglio, perché è più il giusto che sì, è sì. la soluzione perfetta. Il giusto vuol dire anche la quantità per noi giusta e anche gestibile. Sì. Donc, le giusto, il est très personnel, hein, donc il est différent chez tout le monde. Sì, sì, infatti il giusto non è uguale per tutti, quindi è una, diciamo, è una cosa molto personale. Sì, sì, molto personale. Et on va jamais vous dire combien d'objets vous devez posséder, mais notre objectif est de vous montrer comment trouver l'équilibre qui est bon pour vous. Mais c'est vrai qu'une fois, je me souviens, j'ai travaillé avec un homme et il possédait 181 paires de chaussettes. Et là, je me suis permise de lui dire que c'était que je trouvais que c'était un petit peu beaucoup. Il y a deux. Que deux pieds. Surtout qu'il avait que deux pieds, Nicole, absolument. Allora sì, infatti non ci diranno quante cose dobbiamo avere adesso in casa, però ci mostreranno come trovare questo equilibrio mm-hmm. che fa bene a noi. Mm-hmm. E, appunto, raccontava questo esempio che un giorno ha lavorato con un signore che aveva ben 181 calzini a casa e lì si era permesso di dire che effettivamente forse erano un po' tanti, visto che effettivamente aveva solo due piedi. Faire un désencombrement, c'est vraiment faire l'inventaire de tout ce que vous possédez. Et le but final, c'est de faire de la place pour ce qui est important pour vous oggi. Mm-hmm. Infatti, allora, sgombrare significa anche fare il punto su ciò che possediamo. Sì. E l'obiettivo finale è dello smistamento, sì. è fare spazio proprio per tutto ciò che è importante per sì. noi
in questo momento, in questo oggi. Sì, sì. Et c'est important de comprendre que ça ne veut pas forcément dire être minimaliste et ce n'est pas non plus devenir le roi ou la reine de l'organisation. L'objectif d'aujourd'hui est vraiment de vous apprendre à vous libérer de ce qui vous encombre. Infatti, allora l'obiettivo infatti non significa che si deve essere minimalisti oppure ormai adesso diventare i campioni dell'ordine, però proprio è imparare a separarci dalle cose che ci ostacolano nelle nostre case, nella nostra vita. Sì. Esatto. Allora, ma come ci liberiamo allora da queste cose che ci appesantiscono? La première étape est de fixer ses objectifs. Et fixer ses objectifs, ça veut dire imaginer son style de vie idéal. Infatti dicono che prima di tutto si deve stabilire un obiettivo e questo obiettivo che dobbiamo fissarci, dobbiamo immaginare qual è il nostro stile di vita ideale. Quindi le prime domande che ci dobbiamo porre è come vogliamo vivere la nostra vita e come immagino la mia casa e come voglio sentirmi ci dentro, sì. Come voglio avere la vita dentro la mia casa in questo momento nuova. Exactly. Absolument. Et votre objectif est un outil en fait très précieux pour faire le tri. Il va vous aider à décider si oui ou non un objet reste dans votre vie. En fait, faire un désencombrement, c'est un peu comme avoir une conversation avec soi-même à travers ces objets. Ok, quindi questo nostro obiettivo ideale è lo strumento fondamentale che ci aiuta durante questo percorso. E questa visione ci aiuta proprio a poi poter prendere la decisione di tenere o meno un certo oggetto. E questa disintossicazione, diciamo, domestica è come anche fare un po' una conversazione con noi stessi attraverso tutto ciò che possediamo. Sì, et une grande particularité de la méthode, c'est qu'on va trier nos affaires non pas par pièce, mais par catégorie. Ok, quindi la particolarità di questo metodo è proprio che si procede per categorie e non per stanze, quindi non per, adesso faccio riordino nel soggiorno, poi cucina e camera da letto, ma per categorie. Sì. Ok, ma quindi ecco, quali sono queste categorie? Dico io? Sì, per favore. Visto che adesso ho imparato. Per favore. Allora, di queste categorie abbiamo innanzitutto l'abbigliamento, sì, sì. Poi i libri, le carte, i documenti, insomma tutte queste cartacce, poi c'è il kimono, che attenzione che è una parola nuova, però vi posso dire che cos'è. Allora, il kimono è una parola giapponese ed è una, significa oggetti di uso quotidiano. Diciamo che il kimono sta per piccoli oggetti, oggetti in generale. Che, e poi per ultimo delle categorie ci sono i ricordi, sì. Tipo i souvenir, i ricordi. Oui. Sì. Sì. E quindi, sì. Io per esempio i miei ricordi, c'ho i miei sassi, perché io quando vado da qualche parte in ferie o in una gita così mi piace portare a casa un sasso, quindi sì, questi sono un po' sono i miei ricordi. Très bien, alors ça c'est absolument un objet sentimental et en fait tout peut tomber dans cette catégorie, ça peut vraiment être un habit, une robe, ça peut être un livre, ça peut être une tasse, même une tasse peut être un objet sentimental. Et dans ces cas-là, la tasse n'est plus une tasse, mais elle devient un objet sentimental. Et oui, voilà. Ok, quindi in realtà appunto nella categoria dei ricordi possono cadere un sacco di cose differenti, oui. Possono essere un libro, un vestito, una tazza, però appunto nel momento che la tazza diventa un ricordo, cioè la tazza in questo caso non è più semplicemente una tazza, sì. Però diventa più importante perché diventa un ricordo. Sì, esattamente.
Che cosa è esattamente questo commodo, commono? Komono. Komono. Si, alors komono, c'est en fait une très grande catégorie qui contient plein de sous-catégories différentes. Il va y avoir la kosine, kosina, komono, il peut y avoir la komono salle de bain, si vous faites du bricolage, il va y avoir komono bricolage, si vous faites du sport, komono sport avec vos habits, vos matériels de sport, komono pour la papeterie, pour tout ce qui est écriture, komono câble électrique, komono maquillage cosmétique si vous vous maquillez, enfin la liste peut vraiment être très très longue. Mais pour résumer, komono, c'est tout ce qui n'est pas un habit, un livre, un papier ou un objet sentimental. Ok, quindi allora, allora il komono praticamente sono tutti questi oggetti, come abbiamo detto, di uso quotidiano, ma ci sono tantissime sottocategorie. Voilà. Quindi c'è il komono della cucina, quindi tutti i pensili della cucina, il komono del bagno, il komono del trucchi, il komono delle cavi elettrici, sì, dei caricatori, komono della cancelleria, komono dello sport. È una lista infinita, sì, però praticamente si può dire il comune è tutto quello che non, sì, è un vestito, un libro, un papier, una carta. Sì, sì, le carte, i documenti, queste, sì, cose qua, e sì, un souvenir. Voilà. Se non fa parte di queste quattro cose diventa un comune. Sì, giusto. Ho capito. Quindi perché poi allora si lavora per categorie? Allora, c'est pour pouvoir trier les choses d'une même nature ensemble. Si par exemple on prend les vêtements, vous allez devoir prendre des vêtements dans toute la maison. Donc il y en a peut-être dans la chambre, dans l'entrée, dans la salle de bain, au grenier, à la cave. Vous allez tout prendre et puis les rassembler en un même endroit et en faire une pile. Ça vous donnera ainsi une vue d'ensemble de tout ce que vous possédez. Et surtout, la quantité de choses, oui, qu'il y a. C'est une manière aussi de pouvoir comparer les choses d'une même nature, ah, l'une avec l'autre. Ok, quindi ci aiuta. Allora, praticamente, perché per categorie? Perché in questo modo ordiniamo una categoria, tutta la, cioè, diciamo così, prendiamo tutte le cose, per esempio i vestiti, prendiamo tutti i vestiti di tutta la, sì, casa, sì, le mettiamo tutti insieme su una mega montagna, mega pila, mega pila, e così abbiamo anche una sola visione della quantità che possediamo, sì, sì, e ci aiuta anche di poter confrontare uno, mm-hmm, con l'altro e prendere, sì, delle decisioni. Sì, esatto. Sì, sì, sì. Giusto. E quindi forse avete portato un paio di foto, vero? Sì, Nicole, on a delle foto à montrer. Alors, elles arrivent tout de suite. Voilà. Okay. La première photo. Donc là, on voit una pila. Una mega pila. Questo è a casa, credo, di una vostra cliente, sì, dove avete fatto questo smistamento, avete aiutato. Esattamente. E là, c'est vraiment la mega pila. Ah. Et Nicole, c'est important de leur dire que c'est réel, qu'il n'y a pas de Photoshop, sì, que c'est pas de trucage. Non, 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 sono proprio foto di dove sono andati a casa di persone, hanno fatto proprio questo lavoro, sì, insieme a loro, quindi sono foto reali. Sì. Eh beh. Ça, c'est tous les habits, et maintenant, je crois qu'on a une photo des chaussures. Uh-huh. Comment si dice chaussures? Delle scarpe. Delle scarpe. Scarpe. Sì, forse ne avrei anche un po' di più. Et quand nos clients sont face à cette pile, on a souvent une réaction où ils disent « Oh, je pensais jamais que je possédais autant de choses. » Et souvent, c'est même suivi de « Oh, aiuto, je me sens un petit peu mal. » Mais cette étape de la méga pile, elle est importante parce qu'elle va vous aider à apprendre des choses sur vous-même
et sur votre manière de consommer. En fait, on dit souvent que c'est un peu comme un reality check ou même parfois comme une douche froide. Ok, quindi praticamente spesso quando fanno questo lavoro a casa delle persone, i clienti quando si trovano davanti a questa montagna di vestiti o di cose, spesso sentono dire, oh mamma mia, non avrei mai pensato di avere così tante cose, oppure mai più, oppure addirittura c'era tipo aiuto, mi sento male. Però è una fase importante perché ci aiuta a conoscere se stessi e di conoscere anche un po' il nostro comportamento da consumatore. E quindi è un po' come avete detto, è come fare un reality check oppure anche un po' come avere una doccia fredda. Molto bene, quindi ma in quale ordine dobbiamo allora iniziare a fare questo slittamento? Donc Clarity là vous invite en fait à trier du plus simple au plus difficile. Il faut prendre compte que la prise de décision elle fonctionne comme un muscle, c'est-à-dire que plus on l'entraîne, plus on la chauffe, plus elle sera performante. C'est pour ça que si on court un marathon, on va pas courir 42 km tout de suite, mais on va s'entraîner. Donc par exemple, vous pouvez prendre, si pour vous les habits c'est le plus facile, prenez les habits, vous commencez par ça et puis ensuite vous allez du plus en plus difficile. Par contre, il y a une règle d'or, c'est que vraiment les objets sentimentaux, cette catégorie-là, elle se trie tout à la fin. Quindi allora Clarity ci spiega che è molto importante iniziare con la categoria che per noi è più facile, non so, allora per me magari sarebbero i vestiti, per altri è un'altra categoria, i libri, e quindi si inizia con la cosa più importante perché il potere decisionale è come un muscolo, quindi va allenato pian pianino, quindi per esempio come una maratona non si riesce subito a fare 42 km, ma si deve iniziare pian pianino e si diventa sempre più forti. E così anche il potere decisionale, iniziando con le cose più semplici, man mano che avanziamo su altre categorie un po' più difficili, diventiamo sempre più bravi. Sì. Una regola d'oro è di lavorare o di smistare come ultima cosa i ricordi, perché sono quelli più difficili. Sì, giusto. Ok, allora come faccio poi allora a decidere adesso cosa tenere e cosa dare via? C'est une très bonne question. Alors, dans la méthode KonMari, le seul critère de sélection qu'on utilise pour décider si un objet reste ou pas dans notre vie, c'est celui de la joie. Je vais me poser la question, est-ce que cet objet m'inspire de la joie ou pas? Quindi con il metodo KonMari l'unico criterio per decidere se una cosa deve stare con noi oppure se la possiamo dare via è la gioia. Quindi si deve prendere l'oggetto e capire per se stesso se questo oggetto ci dà gioia oppure no. Sì, esattamente. Perché poi questa gioia a volte non è neanche così facile da riconoscere. No. Ci sono un paio di domande, credo, che ci aiutano a casa a capire se questo oggetto ci dà gioia oppure no. Quindi mi sembra che è importante porsi queste domande, tipo, allora, questo oggetto mi influenza in qualche modo positivo o negativo? E poi mi piace questo oggetto? Oppure, ad essere sincero, un po' non mi piace, oppure addirittura mi dà fastidio o mi dà addirittura noia? Sì. Anche questo può succedere. Sì, absolument. Et en fait, la joie, elle peut être vraiment ressentie physiquement quand on touche un objet. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à le prendre dans la main. On se sent comme exalté, on se sent plus léger, on peut vraiment, on a un petit frisson, on peut la sentir, la joie. Ah, ok, quindi dicono che anche è importante proprio avere il contatto fisico, prendere questo oggetto in mano. Oui.
Perché se qualcosa ci ha una positiva positività o è positivo per noi, ci dà gioia, questo si può addirittura in qualche modo anche sentire, ci si sente un po' più felici, più leggeri. È un trucco per capire meglio se un oggetto ci dà gioia oppure no. Oui, et vous savez quoi? En fait, se poser la question de la joie, c'est également se poser la question, est-ce que cet objet va m'apporter plus près de mes objectifs de vie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous a parlé des objectifs de vie qui sont très importants dans un désencombrement. Ok, quindi infatti porsi questa domanda della felicità significa anche domandarsi se questo oggetto ci avvicina a questo, come dicevamo all'inizio, questo obiettivo della nostra vita, visto che abbiamo appena parlato appunto del che è molto importante tenere d'occhio l'obiettivo, no? Della nostra vita, dello sgombramento. Et en fait, les objets sont dans notre vie pour remplir un rôle, toujours. Donc, une autre question que vous voulez vous poser, c'est en fait, est-ce que peut-être ce rôle est terminé, a été rempli. Oui. Perché infatti dicono che ogni oggetto nella nostra vita deve svolgere un ruolo e quindi si può chiedere, questo oggetto ha ancora un ruolo nella mia vita che voglio avere? Mm-hmm. Ok, mm-hmm. Allora credo che c'è un'altra cosa che Clarity ci vuole ricordare molto importante, che però mi sa che qui io come Ikea devo un po' chiudermi le orecchie. Per favore, sì. Allora, en fait, on aimerait vivement vous inviter à finir de trier vos affaires avant d'aller acheter des solutions de rangement. En fait, interdiction totale et formelle d'acheter quoi que ce soit avant d'avoir terminé votre désencombrement avant d'avoir terminé de trier vos affaires. Mm-hmm. Quindi ci dicono, ci consigliano vivamente di praticamente di sistemare tutte le cose, di fare questo smistamento, lo sgombramento prima di andare a comprare delle soluzioni per organizzare poi le nostre cose, quindi tipo scatole, contenitori vari. È importante prima fare tutto lo smistamento e solo poi alla fine andare tipo all'IKEA e comprare delle scatole sì. O altri contenitori per organizzare le nostre cose, per tenere le nostre cose anche in ordine. Sì. E dunque, effettivamente, perché spesso volentieri abbiamo già tutto quello che ci serve in casa. Sì. Immaginate solo se questo signore dei 181 sì. calzini avesse comprato, non so, tutte queste scatole per i suoi calzini. Sì. Sarebbero stato una marea di scatole. Sì. No, beh, comunque inizio a capire come devo procedere. Però adesso ho una domanda. Sì, sì. Ho portato qualcosa da casa e non potevo portare il mio cassetto delle cose, quello che non riesco più a chiudere perché era un po' troppo grosso. Quindi ho messo un po' di cose della scatola che ho a casa mm-hmm. e che vorrei che mi aiutasse a prendere delle decisioni e come devo fare. Sì. Mi faccio vedere. Con piacere. Dunque, per esempio, c'ho questo oggetto qua. Sì, strano, né? Allora, questo è un intaglia ravanello. Ah, oh. Si schiaccia il ravanello e ti fa diventare il ravanello tipo un fiorellino. Oh. Allora, bellissimo, però effettivamente io non lo so quando l'ho utilizzato l'ultima volta. D'accordo. E veramente tanto tempo fa, forse anche troppo. Comunque, non ho il coraggio di eliminarlo, perché penso sempre che magari un giorno mi potrebbe essere utile. Mm-hmm. Come devo procedere? Mm-hmm. D'accord, Nicole, ça c'est le fameux « je le garde juste au cas où mm-hmm. ». Et c'est un sentiment qui est tout à fait normal d'avoir pendant qu'on fait son désencombrement. En fait, c'est lié à la peur d'avoir des regrets. Mm-hmm. Et pour être honnête avec vous, vous allez sûrement en avoir pendant votre désencombrement. Mais c'est important de comprendre que faire un désencombrement, c'est s'ancrer dans le moment
présent e non dans un hypothétique futur. Allora, quindi dicono che è questo è proprio il famoso lo terrò per un'eventuale evenienza. Però questo è anche associato alla paura del rimpianto, perché effettivamente può succedere che diamo via una cosa e poi dopo un po' diciamo ma perché l'ho dato via, adesso non c'è più, ce l'avevo. Però è anche molto importante capire che lo smistare, il selezionare si fa per vivere in questo momento presente e non in un ipotetico futuro che non sappiamo mai cosa succede. E quindi sì. E una deuxième solution, enfin une deuxième chose importante à dire, c'est que imaginons que tu t'es désencombré de ce couperadis et tu l'as plus, mais que tout d'un coup tu en as besoin. Il y a d'autres solutions si ce besoin survient. Et ces deux solutions, c'est ta créativité et ton imagination. Tu as besoin de couper ces radis. Peut-être que tu peux utiliser un simple couteau pour ce faire. Ou peut-être que ton voisin ou ta voisine n'a pas encore participé à ce workshop et a gardé son couperadis et tu peux aller l'emprunter. C'est aussi une solution. Probable, mais... Dunque loro ci dicono che in secondo luogo c'è sempre un'altra soluzione, quindi se io proprio un giorno voglio tagliarmi il mio ravanello e fare questo fiorellino, con un po' di fantasia e con un po' di creatività, con un semplice coltello riesco a fare lo stesso lavoro. E, oppure dicono che forse il nostro vicino di casa, se non ha ancora fatto questo workshop, forse ne ha ancora un taglia ravanelli, non credo però. Quindi allora però se questo oggetto io lo uso tutti i giorni oppure se lo uso anche raramente però mi dà in qualche modo gioia, lo posso tenere, giusto? Giusto, assolutamente giusto. Okay. Ora capisco, però allora c'è anche un'altra domanda, per esempio io a casa in cucina ho questo tostapane. Ah sì? Il tostapane che io i toast non li faccio mai, ad essere onesta, proprio non mi piacciono neanche un granché. Però in ogni buona cucina ci vuole un tostapane. Okay. E quindi cosa devo fare qui? Alors, c'est une très bonne question. Là, on parle des conventions sociales. Et en fait, on ne doit pas avoir un toaster pour avoir une bonne cuisine. L'invitation là, c'est vraiment d'être honnête avec vous-même, de découvrir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et vivre comme vous l'entendez. Donc si vous n'aimez pas votre pain toasté, ce que vous invite vraiment à faire, c'est de ne pas garder, de lâcher prise sur le toaster. Quindi loro dicono che queste sono proprio le convenzioni sociali. Sì. E quindi fare lo smistamento e anche fare uno sgombro delle convenzioni. Sì. Quindi dobbiamo essere onesti con noi stessi e concederci anche un po' il diritto di vivere come vogliamo noi. Sì. E se non ci piace il toast, non possiamo anche lasciare andare il nostro tostapane. Sgombrare significa rendersi conto che la nostra casa non è un ripostiglio o un deposito di tutte le cose che si dovrebbe avere, ma è proprio il nostro posto dove noi dobbiamo sentirci bene. Sì, giusto, giusto. Ok, giusto. Allora addio tostapane. Brava, brava! Sento già meglio. E c'è un po' di spazio in più. Yay. Sì, sì, spazioti. Allora, c'ho un'ultima cosa che volevo farvi vedere dalla mia scatola. Ho anche questi cucchiaini qua. Questi cucchiaini me li ha regalati zia Antonella. Ah, zia Antonella. Zia Antonella, sì, però devo dire che non fanno proprio parte un po' del mio stile, non mi piacciono, però non posso darli via perché è un regalo della zia Antonella. Come devo fare con questi? Ok, en fait, Nicole, chez Clarity, on pense que même si c'est un cadeau, tu as le droit de t'en séparer. Comme l'a dit Marie tout à l'heure, tout objet est dans notre vie pour remplir un rôle. Le rôle d'un cadeau, c'est d'être offert. Une fois qu'il est offert, il devient un objet
et un objet dont vous êtes responsable. Si cet objet ne vous apporte pas de joie, ne le gardez pas. Mm-hmm. Quindi dicono che possiamo separarcene dei nostri cucchiaini o regalo indesiderati, perché ogni oggetto, come dicevano, nella nostra vita svolge un ruolo, e il ruolo di un regalo uh-huh. è proprio quello di essere regalato. Sì, esatto. E nel momento che noi riceviamo questo regalo, diventa un oggetto, sì. un oggetto di quale poi noi a casa siamo responsabili. E se non ci piace, gioia. Non dobbiamo tenerlo, perché se non ci dà gioia, come dicevamo prima, non è un oggetto che svolge un ruolo, e quindi possiamo anche lasciarlo andare. Perché separarci di questo sì. oggetto non significa separarsi dall'amore o il rispetto della nostra zia Antonella. Al contrario, credo che zia Antonella sarebbe anche contenta di saperci felici sì, piuttosto che infelici col nostro disordine. Sì, giusto. Quindi dobbiamo accettare questo dono con gratitudine. Sì, ok. E poi decidiamo cosa fare. Sì. Mm. Ho capito. In effetti lo sgombro è anche un po' a che fare con il lasciare andare, giusto? Oui, c'est exactement ça. Et c'est pas facile, le fait, de lâcher prise. Même quand on n'aime pas l'objet, même quand on l'aime pas, c'est pas évident. Et en fait, il y a quelque chose qui peut aider à se lâcher prise. C'est la chose suivante, c'est de savoir à qui on va l'offrir ou à qui on va l'amener, à qui il va pouvoir servir l'objet. Mm-hmm. Et quand on sait ça, c'est pas simplement de jeter vraiment, c'est de donner, qui continue, ça aide au lâcher prise. Mm-hmm. Ok, quindi effettivamente può essere difficile anche separarsi da un oggetto, soprattutto che non ci dà più gioia, soprattutto è difficile perché non sappiamo cosa farne, come procedere, a chi dare questo oggetto, e sapere che c'è una persona che può magari trarre vantaggio ancora ci aiuta molto anche a prendere questa decisione di ok, sì. questo adesso lo posso andare, lo posso lasciare andare. Molto, molto. Mm. Quindi, consigliano Daniela? Sì, sì, allora qualche suggerimento come procedere sì, sì. quando facciamo questa decisione. Sì. Quindi dobbiamo pensare a tre parole chiavi, che è la parola chiavi sono riusare, mm-hmm. poi riparare mm-hmm. e riciclare. Mm-hmm. Perché diciamo che riciclare è come per dire smaltire. Quindi pensare allo smaltimento lo facciamo proprio come ultima cosa, perché è buttare via le cose e nessuno lo vuole fare, in fondo vogliamo vedere di tenere le cose più a lungo possibile mm-hmm. e anche di dargli magari una seconda vita. Quindi quello che vorrei consigliarvi è di riutilizzare questo oggetto più a lungo possibile. Quindi se magari una cosa è rotta, possiamo anche pensare, magari si può riparare, vabbè, oppure si può usare una parte di questo prodotto, oppure possiamo magari tenere una parte, fargli cambiare la funzione, insomma qui possiamo proprio, pensate sempre a come possiamo tenere questo oggetto più lungo possibile. se invece una cosa è proprio rotta, tipo una scatola rotta e c'è ancora il coperchio, con un po' di fantasia e creatività potete pensare a dare una seconda chance a quello, al coperchio in questo caso, magari per sistemare delle carte, oppure io come vassoietto per la mia collezione dei sassi, sì. e così via. Se invece un oggetto è ancora in buone condizioni, ci sono anche lì varie possibilità. Possiamo regalarlo a qualcuno che magari fa piacere, che un amico, un familiare, un vicino di casa che magari sarebbe felice di avere questo oggetto. Così possiamo continuare a dargli una seconda vita.
Oppure se proprio nessuno lo vuole, lo possiamo anche donare, possiamo donarlo a degli enti di beneficenza o negozi di seconda mano, oppure non so, tipo la Croce Rossa, quindi così possiamo continuare a dare una chance, una seconda vita a un oggetto. Se proprio niente di tutto ciò è un'opzione, poi è anche rotto e così, allora lo ricicliamo, lo portiamo, lo smaltiamo, però allora lì vediamo almeno di riciclarlo in modo corretto, così almeno il materiale può essere riutilizzato. Quindi un po' Super, così. super Nicole pour tous ces très très bons conseils, c'était très intéressant, merci. Grazie mille. E adesso vediamo un po' se ci sono domande. Oh, Se a domande. casa c'è qualche domanda, ecco qua. Grazie mille. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4 fino adesso. Allora, smistare quando trasloco, prima o dopo? Quindi Prima. traslocare. Ah, ok. Prima. C'est une très belle occasion, un déménagement, de se dire, OK, on va faire le point. Donc ça, on le fait avant. Parce qu'en plus, vous allez économiser du temps, de l'énergie. Vous n'avez pas besoin de porter des choses dans un nouvel appartement et vous rendre compte que vous ne les voulez plus. Même de l'argent pour le Ben oui, déménagement. Même de l'argent. Et en fait, le déménagement est une très bonne occasion pour vous. Si je prends ça pour vous dire, mais est-ce que je veux l'emballer? Est-ce que je veux le mettre dans un carton? Est-ce que je veux les porter? Est-ce que je veux lui donner une deuxième vie dans mon nouvel c'est appartement? C'est vraiment l'occasion pour vous de faire le point là-dessus. Ok, quindi allora un trasloco è proprio la situazione ideale per fare questo Ideale. smistamento, ma lo facciamo assolutamente prima perché in quel momento è proprio, possiamo anche capire meglio se un certo oggetto vale la pena essere imballato, vale la pena essere messo in una scatola, pagare un trasportatore che ce lo porta da una casa nella nuova casa e pensare già, allora questo oggetto lo voglio tenere anche, gli voglio dare un posto anche nella nuova casa. Quindi sì, lo facciamo prima del trasloco e appunto c'è una bella occasione proprio Oui, di fare giusto. questo smistamento, giusto? Ok, quindi quanto tempo devo calcolare? Un weekend, una settimana in tappe? Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça dépend de combien de choses vous possédez et ça va dépendre aussi de la rapidité avec laquelle vous arrivez à prendre une décision. Oui, non, oui, non. Quindi dicono che appunto dipende molto dalla quantità che avete delle cose che volete smistare, cioè soprattutto penso che si fa per categoria, quindi di una categoria quante cose avete e quanto siete bravi a fare la selezione, no? Questo lo tengo, questo lo lascio via, eccetera. Et on dit à peu près qu'il faut une journée par catégorie. Une journée pour les habits, une journée pour les livres, une journée pour les papiers. Et ensuite, par sous-catégorie de kimono, une journée par Ah, sous-catégorie. caspita, quindi per un giorno per ogni categoria e anche per tutte le sottocategorie del kimono. Quindi, ok, quindi praticamente circa un giorno. Après, c'est important de ne pas aller trop vite et de vraiment prendre les décisions avec en pleine conscience et de se donner le temps pour se Ah, faire. quindi proprio anche non avere troppa fretta, proprio andare piano, cioè fare questo processo, quindi magari anche più di un giorno per categoria, Ah, non, sì. non avere fretta, andare fino in fondo. Voilà. Ok. Benissimo. Allora, vediamo. Giocattoli, giochi. I bambini non vogliono buttare niente. Alors, le premier constat, c'est que oui, en effet, il y a des enfants qui sont plutôt conservateurs, qui aiment bien garder plusieurs choses. Maintenant, notre conseil,
c'est pour les parents. Les parents, ils vont avoir le rôle de modèle et d'inspiration pour leurs enfants. Donc, dans ces cas-là, on invite le parent à lui, avec ses affaires, faire son propre processus de désencombrement de manière à venir inspirer ses enfants sur combien de choses ils ont, combien de choses ils gardent, etc. Et il y a aussi, quand les parents ils vont le faire eux-mêmes, une histoire de valeur qui va être transmise. Et ce qu'on aimerait transmettre à aux enfants, c'est qu'en fait, on doit prendre soin des choses qu'on a. Et que plus on a de choses, plus c'est compliqué de prendre soin. Moins il y en a, plus c'est facile de prendre soin des choses. Quindi dicono che in questo caso, come genitore, si deve avere un po' il ruolo di essere come esempio. Quindi magari fare questo lavoro su se stesso e poi in qualche modo essere di ispirazione al bambino di come gestire le proprie cose. E quindi poi anche trasmettere il valore degli oggetti che hanno. Quindi, il valore nel senso che anche devono potersi occuparne dei loro giocattoli, quindi il giocattolo non va buttato così, va praticamente gli va dato un certo valore e poi deve anche prendersi cura del proprio oggetto e così anche dargli un senso appunto dell'importanza delle cose. Sì, sì. Benissimo, grazie. Allora, si deve fare una scatola con le cose transitorie che forse butterò oppure forse no. Allora, c'est normal parfois d'avoir des hésitations. Et si c'est le cas, oui, pourquoi pas faire una scatola avec toutes ces hésitations. Par contre, il faut pas en profiter pour que toute la maison devienne une scatola d'hésitation. Et aussi, il faut vraiment se mettre un point d'honneur à décider dans 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 8 mois, je regarde ce qu'il y a dans la boîte et là, je prends une décision. Et souvent, il faut se dire qu'on dit chez Clarity que la réponse, elle est dans l'hésitation. Souvent, si vous hésitez, ça veut dire que effectivement non, vous n'allez pas le garder à la fin. Quindi la scatola, se vi aiuta, potete fare una scatola transitoria. Però attenzione, non è che vuol dire che poi tutta la casa diventa questa scatola del forse lo tengo, forse no. Quindi no, allora decidete un posto, un contenitore, una scatola dove mettete questi oggetti e datevi una data, che può essere una settimana oppure può essere che dite vabbè io mi do tre mesi o cinque, però dovete stare coerenti e poi dopo il tempo scaduto prendere una decisione. Sì. Perché un'altra cosa che ci dice Elliot è che se già avete un oggetto che siete insicuri, questa insicurezza più delle volte è proprio che lo vogliamo dare via. Non siamo ancora pronti, ma in qualche modo praticamente ci siamo già staccati, se no non avremmo questo dubbio, no? Il dubbio proprio vuol dire che un po' abbiamo già deciso. Sì. Sì, giusto. Quindi è così, giusto? Sì. Grazie. Domande, mi sa che non ce ne sono più, quindi niente, io finirei qui il nostro workshop. Spero tanto che abbiamo potuto motivarvi a casa a fare questa disintossicazione domestica e con la pulizia di primavera prendete in mano anche tutte le vostre cose, perché vi garantisco che con questo metodo con Mari la pulizia di primavera diventa anche un po' un momento terapeutico sì. e sarete poi contentissimi perché vi troverete con una casa più fresca, più ordinata e anche un po' più vicino al vostro obiettivo di vita. Sì. Sì. Niente, io ringrazio voi a casa di essere stato con noi in questo Grazie. Tempo e ringrazio Eliette e Marie che ci hanno
come si dice, che erano con noi a svelare il vostro metodo. Grazie mille. No, grazie a te. Grazie anche a te. Buona serata. Ciao, buona serata. Ciao.